C'è grande entusiasmo allo stadio Adriatico di Pescara. Chi pensava che fosse venuto meno dopo la retrocessione si è sbagliato di grosso. 10.000 spettatori a sostenere la compagine abruzzese, frutto di 4.000 abbonati e 6.000 biglietti staccati ai botteghini. Contro lo Juve Stabia, che ancora non è completo, ha detto Piero Braglia alla vigilia di questo match. Pescara invece al gran completo, per far capire che la compagine abruzzese è pronta per recitare un ruolo di primo piano. Le formazioni delle squadre: il Pescara di Marino con il 4-3-3, Pellizzoli in porta, poi Balzano, Schiavi, Capuano e Rossi nel pacchetto arretrato, Nielsen, Brugman e Bjarnason in mediana, davanti Ragusa, Maniero e Mascara, l'ex catanese all'esordio, pupillo del tecnico Marino. E Juve Stabia con Branescu in porta nel 3-5-2 disegnato da Piero Braglia, Martinelli, Figlio Meni e Murolo a completare la difesa, dunque Ciancio, Davì, poi Suncin, Daninelli e Vitale a centrocampo con Diop e Di Carmine davanti. L'arbitro è il signor Mariani di Aprile. Lina Corsini. 3 minuti e 30 nel corso del primo tempo. Attenzione il Pescara in avanti, parte un tiro, siamo all'interno dell'area di rigore. Ragusa davanti al portiere, il gol. Anzi no, l'arbitro ha annullato per posizione irregolare del giocatore. È una bella partita in queste fasi iniziali. Il pallone era terminato da Ragusa a Mascara. Mascara di prima intenzione ha messo in porta, ma l'arbitro, su segnalazione dell'assistente, ha annullato il gol per posizione irregolare. Ordinare le idee, calcio di punizione. Praticamente dalla lunetta, al di fuori dei 16 metri, il portiere Jacopucci. Maniero, Pescara in vantaggio al 21esimo. Un gran gol, ve lo racconteremo più tardi. Pescara 1, Juve Stabia 0. Maniero, a te la linea, Vallone. 22:30 nel corso del primo tempo. Come detto in presa diretta, è cambiato il punteggio, il Pescara è passato in vantaggio. Un'azione sulla corsia di destra, è partito un cross dal limite dell'area, Maniero al centro della stessa area di rigore ha staccato di testa, più su naturalmente dei difensori centrali della formazione di Marino per la circostanza. Pigliomeni aveva stretto anche Murolo, Maniero di testa ha indirizzato di potenza sul secondo palo, si è distaccato Branescu, nulla da fare, il pallone si è infilato in rete per l'euforia del pubblico sugli spalti. Dunque 23:30 secondi di gioco, è cambiato il punteggio allo stadio Adriatico. Pescara 1, Juve Stabia 0. Ricordo l'autore del gol al 21esimo, Riccardo Maniero, e la linea Matternia ad Antonello Brughini. A terra, secondo l'arbitro Chiellini, commettere farlo. Le proteste del numero 3 bianconero verso il signor Banti di Livorno. Ancora Maniero, doppietta dell'attaccante bianco-azzurro, ancora di testa in tuffo. 43:30, Pescara 2, Juve Stabia 0. A terra linea. A Pescara proprio in questo momento l'arbitro dell'incontro, che è il signor Mariani di Aprilia, dice che può bastare per il primo tempo. Il Pescara è in vantaggio per 2-0. Vi dovevamo anche il racconto del secondo gol per la formazione abruzzese. Maniero, che qualche istante prima aveva cercato le prove tecniche per questo raddoppio. Il cross era stato di Balzano e Maniero di testa aveva sfiorato il palo. Dopo due minuti sempre Balzano è sceso sulla corsia di destra, ha messo al centro in Maniero, questa volta in tuffo, preciso, perfetto, ha mandato il pallone sul primo palo. Nulla da fare per Branescu, che pure aveva tentato un intervento alla disperata. Dunque è terminato il primo tempo qui a Pescara con la formazione abruzzese in vantaggio sulla Juve Stabia per 2-0. Decide al momento la doppietta di Riccardo Maniero al 21esimo e al 43esimo. Terni, Antonello Brughini. Nel periodo non collegato, un'azione pericolosa per parte. Prima la Brugman repice, 3-0 per il Pescara. Anche questo un gran gol, ve lo racconteremo più tardi. 28:30 secondi. Pescara 3, Juve Stabia 0. Brugman. Tevez, Carlito Tevez, la Juventus è in vantaggio. Grazie a Tarcisio Mazzeo. Dunque stadio in festa, stadio Adriatico in festa per il terzo gol di Brugman. Ma che bella questa realizzazione, ve la raccontiamo. Fase di ripartenza per lo Juve Stabia, è entrato Brugman a tre quarti, ha rubato il pallone, slalom in mezzo a quattro avversari e poi sull'uscita di Branescu, tocco morbido sul secondo palo, davvero un gran gol, tocco da biliardo per il 3-0 del Pescara. Intanto un minuto dopo anche Bjarnason ha avuto l'opportunità per la quarta realizzazione, mezza girata al centro dell'area di rigore, è stato bravo questa volta Branescu a parare. Terza e ultima sostituzione per Piero Braglia, è uscito
Daninelli al suo posto, è entrato Gidai. Siamo esattamente al 34esimo, Pescara 3, Juve Stabia 0, Terni. Antonello Brughini. Che la Juventus ha protestato all'altezza del 27esimo per un presunto fallo. Attenzione Repice, è terminata la partita allo Stadio Adriatico. Il Pescara ha battuto la Juve Stabia per 3-0. Hanno deciso i gol, una doppietta di Maniero nel primo tempo, il terzo gol di Brugman nella ripresa. A te la linea.